Partire dalle piccole cose per ridare decoro alla città e sensibilizzare i vibonesi in un'ottica di cittadinanza attiva. Sono questi alcuni dei motivi che hanno spinto il sindaco a emettere tre ordinanze sindacali in materia di rifiuti e rispetto dell'ambiente, che riguardano il divieto di utilizzo dei sacchi neri per conferire la spazzatura indifferenziata. La legge prevede quelli trasparenti in modo da individuare il tipo di materiale ivi raccolto. Il divieto di gettare per terra i piccoli rifiuti dal fazzolettino di carta allo scontrino e soprattutto i mozziconi di sigarette e le carte delle caramelle, per i quali i tempi di decomposizione possono arrivare anche a decine di anni. Ed infine il divieto di uso della plastica monouso, come piatti e posate di plastica, sulle spiagge libere e nei parchi urbani. Ci sarà una rivoluzione per quanto riguarda i rifiuti. Intanto state preparando il nuovo bando per la raccolta sia indifferenziata che differenziata in città. In più, voi oggi stesso firmerete per le isole ecologiche e ci saranno anche due ecocentri, uno a Bibomarina e uno a Bibo Città. Sì esatto, anche questo va nella, nella direzione di migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti perché evidentemente questi, questi siti, questi posti eh, dovranno migliorare il, il servizio di raccolta specialmente per eh, le grandi utenze e eh, soprattutto mi, mi piace ricordare il divieto dei sacchi neri e colgo l'occasione di questa emittente proprio per segnalare che saranno fatte anche delle sanzioni pure abbastanza pesanti perché eh, questi sacchi neri, Vanno nella direzione di impedire il conferimento di grossi quantitativi di indifferenziato. Questo comporta, da una parte, un allineamento con le dinamiche europee, perché Vibo certamente deve essere un comune innanzitutto europeo, ma soprattutto va nella direzione del contenimento della spesa perché maggiore è il, la quantità di indifferenziato, maggiore è la tariffa che noi siamo costretti a pagare e quindi maggiore è la tassa che graverà nelle eh, tasche dei nostri cittadini. Per cui il messaggio è differenziate di più, differenziate bene, differenziate meglio perché pagherete di meno. Voi avete anche predisposto un programma di educazione ambientale che partirà da settembre. Sì, esatto, con l'assessore Bruni che si occupa di queste dinamiche abbiamo proprio predisposto questo programma nelle scuole per una sensibilizzazione dei, dei ragazzi a partire già dalle, dalle scuole elementari e delle scuole medie ma anche negli istituti superiori perché purtroppo eh, basti vedere eh, il, il sito degli autobus, se, se lei si fa una passeggiata eh, si renderà conto che lì c'è di tutto, cioè c'è un vilipendo del territorio davvero insopportabile per cui costruire una coscienza civica già nelle giovani generazioni, nelle nuove generazioni sarà un obiettivo di primaria importanza.